il rapporto più noto è legato soprattutto, direi, alla notorietà della persona, e cioè Sibilla Leramo, che era quel personaggio che sappiamo, con cui lui ha avuto una relazione naturalmente tempestosa intorno al 9, 10, 11, questi sono gli anni. Ed era famosa anche l'inquietudine, diciamo, sentimentale e amorosa della Leramo. E poi se ha avuto storie, ha avuto storie sempre un po' clandestine, sommerse. Comunque un uomo che non si è mai fatto una famiglia, un uomo senza casa, senza famiglia, senza soldi, che ha sempre un po' vissuto all'avventura. Oggi che t'aspettavo non sei venuta, e la tua assenza so quel che mi dice, la tua assenza che tumultuava nel vuoto che hai lasciato come una stella. Amore, amore, come sempre, vorrei coprirti di fiori e di insulti. Sulla figura femminile e sul rapporto amoroso, Cardarelli mette sempre il segno della impossibilità e della distanza. Una delle più note poesie di Cardarelli, Adolescente, è guardata proprio con il sentimento della distanza, ma non solo perché adolescente, perché donna inavvicinabile. Ecco, infatti comincia: su te, vergine adolescente, sta come un'ombra sacra. Ma ti recludi nell'attenta veste e abiti lontano con la tua grazia, dove non sai chi ti raggiungerà. Qualcuno che non lo saprà, un pescatore di spugne, avrà questa perla rara. E tutto è così. Così la fanciullezza fa ruzzolare il mondo, e il saggio non è che un vecchio che si duole di essere cresciuto. Quest'uomo evidentemente che ha avuto molte difficoltà ad amare, ma prima di tutto ad accettare, no? Ad accettare l'abbandono reale dell'amore. C'è poi quel bel racconto Astrid, che è ambientato appunto in un lago. Chi ha vissuto una sera d'estate in riva a un lago sa che cosa sia la beatitudine. Un calore fermo, avvolgente, sale in quell'ora dalle acque che sembrano lasciate lì, immobili, e qua e là increspate dall'ultimo fiato di vento. Poi tutto sfuma e rientra nel gran silenzio lacustre. Ho passato sui laghi lombardi stagioni così lunghe, così felici, che non le dimenticherò finché io viva. Sulle tracce di un ancor giovane Cardarelli ci spostiamo sui laghi della Lombardia. Lo seguiamo dalle sue lettere e dai vari racconti che alludono al bel mondo di un tempo, ancora così lontano da vacanze tropicali, che qui, in luoghi del nord ma dal clima mite, veniva a trascorrere stagioni estive e soprattutto invernali. Ovviamente, non grandi alberghi, ma pensioni scalcinate e romantiche fanno da scenario al nostro scrittore. Ed è a Bellagio, sul lago di Como, che Cardarelli incontra Astrid, apparizione settentrionale. Un breve incontro, un'illusione amorosa, un temporale d'estate, che si chiude con un finale dove ognuno può metterci del suo, ma come sempre in Cardarelli con un rimorso, una disillusione. Passati alcuni istanti, Astrid si alzò e scomparve. La leggenda, Cardarelli, perché Cardarelli è diventato appunto, in una certa Roma degli anni 30, c'è appunto questo famoso quadro di Amerigo Bartoli, degli amici al caffè, dove è colto nel gesto suo tipico ammonitorio perentorio col dito alzato, ed è riconosciuto un maestro ancora nella generazione del decennio successivo, negli anni 40, quando lui inaugura lo specchio Mondadori
primo numero della collana dello Specchio Mondadori, quindi per ironia della sorte questo letterato, questo poeta che adesso è molto meno considerato come valore di un Montale, di uno stesso Ungaretti, di un Saba, arriva allo Specchio, che accoglierà tutti costoro, prima di tutti. È esistito un reame nel quale Vincenzo Cardarelli fu sovrano. Un mondo dove al posto di corti e giullari c'erano sale da pranzo e camerieri e naturalmente scrittori. Il mondo dei caffè d'inizio secolo. Forse la stagione più esaltante caratteristica della letteratura europea. Un pianeta di cui Trieste è probabilmente il capoluogo, così impregnato di atmosfere asburgiche, ma che ebbe i suoi domini importanti anche a Torino, con le sue eleganze francesi, a Milano, con il Savini, e a Firenze, con il suo leggendario Giubbe Rosse. Nel capoluogo toscano, Cardarelli arriva nel 1911, e qui, nella capitale morale della lingua italiana, il poeta sperimentale degli esordi si avvicina alla tradizione. È il tempo in cui, seduti al caffè, Cardarelli e i suoi amici riempiono le pagine di riviste come il Marzocco e la Voce, propugnando uno stile di classicismo purista. Atmosfere prevalentemente nordiche, queste dei caffè, in cui Roma rappresentò una magnifica eccezione, ma quanto tempo sembra essere passato da allora. Eccoci qua, nel glorioso Aragno, il caffè letterario, la terza saletta dove si riunivano Cardarelli, Emilio Cecchi, eccetera, non è rimasto altro che una vestigia esterna, una piccola scritta. In realtà ormai è un caffè da autogrill. E va bene, il segno dei tempi, speriamo che non avremo anche una letteratura da autogrill. Il caffè Aragno, che fu l'epicentro della letteratura italiana inizio secolo, non esiste più. Ma per fortuna, il Caffè dei Caffè a Roma ancora resiste. Si parla tanto dei caffè letterari. È una grande tradizione, non soltanto italiana, chiaramente europea. Qui siamo nel caffè greco romano, a Via Condotti, un luogo mitico per eccellenza, noto fin dal Settecento. Lo troviamo già nei ricordi di Goethe, Gogol ci scrisse gran parte delle Anime Morte, Andersen qualche favola tra le sue più celebri, abitava addirittura nel piano di sopra. Il giovane Thomas Mann abbozzò qui proprio i Budenbrock. C'è un cravattino, un tricolore, calligrafato, firmato da D'Annunzio. Il periodo più fulgido dei caffè letterari romani è stato quello a cavallo, diciamo, tra gli anni 20, 30 soprattutto e gli anni 60. E Cardarelli viveva molte ore, ecco, in questi caffè. Le amicizie letterarie erano forti, quando c'era un talento veniva aiutato. A fianco di Cardarelli, già poeta acclarato, eccetera, c'erano degli Ivo Perilli, come mio padre, degli Ennio Flaiano, che allora erano dei giovani, non erano ancora, dovevano cominciare a percorrere la propria strada. E ci si metteva in gioco, i personaggi erano pochi, ma erano molto esigenti, erano molto fulgidi, e bisognava convincerli, magari presentando un'operina, un'opera, entrando in una conversazione. È bello immaginare che anche futuri talenti cinematografici, come mio padre, Flaiano, scrittori di cinema, avevano una frequentazione piena, parlavano con gli artisti, si intrattenevano appunto con critici d'arte, con romanzieri, c'erano più idee. Nel 1919, sempre a Roma, viene fondata La Ronda, la rivista letteraria più celebre di quegli anni, anni in cui le passioni si scatenavano con violenza inconsueta su temi come la lingua o lo stile. I rondisti attaccano Marinetti e tutti gli sperimentalismi futuristi. Portano a modello la prosa di Manzoni e di Leopardi. Le operette morali del Recanatese tornano, grazie a loro, ad essere lette dopo un lungo oblio. Queste battaglie, che oggi possono farci sorridere, ci trasportano di colpo a Castelvecchio,
in Toscana, il paese più legato alla memoria di Giovanni Pascoli. Nell'ottobre del 19 scoppia la polemica più nota della Ronda, un referendum su Pascoli.